Buon pomeriggio e bentrovati tutti, un saluto da Giuseppe Rotolo, grazie per essere qui oggi in collegamento con noi per questo speciale evento online, un evento al centro del quale vi è il mercato Horeca, il mondo dei consumi fuori casa, il mondo nel quale tutti voi operate, un mondo che oggi analizzeremo, racconteremo in quella che è una sua evoluzione, anzi potremmo dire rivoluzione come vedremo, ovvero quanto l'apporto, l'utilizzo di una tecnologia sempre più sofisticata sta giusto appunto rivoluzionando questo mondo, una rivoluzione che la crisi pandemica ha per certi versi accelerato. Ma dove ci porta questa rivoluzione? Quale sarà l'Horeca del futuro? Quali opportunità ci saranno? Come e in che modo le applicazioni tecnologiche aiuteranno, favoriranno il lavoro di tutti voi, sia che siate distributori Horeca o che siate gestori di punti di consumo? Ma come in tutte le storie c'è anche il rovescio della medaglia. Il settore dei consumi fuori casa, come ben sappiamo, è un mondo fatto di relazioni, di incontri, mangiare e bere insieme, un mondo fisico, molto fisico, dove la socialità è da sempre il tratto distintivo. Non per nulla il sociologo americano Ray Oldenburg lo ha definito il terzo luogo. Ma terzo luogo perché? Perché dopo la casa, quindi la famiglia, dopo il luogo di lavoro, il mondo Horeca è il terzo luogo dove noi passiamo la maggior parte del nostro tempo, almeno noi occidentali, incontrandoci con altri, relazionando, praticando del resto attività molto molto umane come appunto bere e mangiare. Una dimensione che la crisi da Covid ci ha tolto per qualche tempo, purtroppo, ma fortunatamente stiamo riconquistando. E allora questo mondo, dove la relazione e la socialità rappresentano le basi fondamentali, come potrà, senza disperdere i suoi tratti distintivi, cavalcare il virtuale, l'immateriale? In altri termini, fra socialità e intelligenza artificiale, fra umane relazioni e big data, realtà aumentata, applicazioni e software sempre più sofisticati, quale sarà l'Horeca del futuro? Ebbene, è quello che oggi indagheremo e lo faremo con i nostri autorevoli ospiti che passo subito a presentarvi. Anzitutto vi presento il padrone di casa, Angelo Guaragni, amministratore delegato presso Zucchetti Hospitality. Ecco, fra un po' arriverà sullo schermo. Ce l'abbiamo? Perfetto. Abbiamo subito Angelo. Buongiorno a tutti. Angelo. Buongiorno a tutti. Allora, Angelo, ti ho investito nei panni di padrone di casa perché è giusto ribadire che questo evento è stato voluto proprio da Zucchetti, no? Pertanto colgo l'occasione per ringraziare Guaragni e tutto l'entourage di Zucchetti per avermi investito nel compito di organizzarlo e condurlo. Bene. Grazie a voi della partecipazione e grazie a tutte le persone che sono collegate a questo evento. Perfetto. Bene. Poi abbiamo Graziano Guazzi, me lo fate vedere, amministratore delegato e fondatore di Dataflow, azienda meglio conosciuta per il brand Bollicine Community, possiamo dire che è il gestionale più diffuso fra gli operatori della distribuzione Horeca, azienda che dal 2019 fa parte del gruppo Zucchetti. Mi mandate Graziano sullo schermo? Il mio microfono? Ah, Graziano, il microfono, devi attivare il microfono, mi dicono dalla regia. Graziano? Un attimo che ci siamo. Eccomi qui. Buon pomeriggio. Ah, là, ce l'abbiamo, Graziano. Buon Grazie, pomeriggio. Perfetto, ti vediamo perfettamente, con una bella libreria alle spalle, come si conviene di questi tempi, con questi collegamenti. Vedo anche un vecchio computer, poi ci racconterai che roba è. Va bene. Perfetto. Poi nel nostro partner di relatori abbiamo due professori. Siamo ancora in attesa di Carlo Alberto Carnevale Maffè, che sta arrivando, fra un po' si collegherà, e quindi vi presento il relatore, l'altro relatore d'eccezione che abbiamo, che è il professor Luca Pellegrini. Mi fate vedere il professor Pellegrini, per favore. Buongiorno a tutti. Presidente della società di ricerca Trade Lab e ordinario. Buongiorno a tutti. Buongiorno professore, ben trovato. È ordinario di marketing presso la IULM di Milano. È un grande assoluto conoscitore del mercato Horeca. Bene, io direi di cominciare subito con il professor Pellegrini e dal mercato Horeca, prima di addentrarci nella dimensione tecnologica. Quindi cerchiamo di vedere da vicino il mercato dei consumi fuori casa, che come sappiamo ha subito più di altri mercati la crisi dovuta alla pandemia, un mercato che sta ripartendo grazie al cielo e anche in forza all'innovazione tecnologica registra importanti discontinuità con il passato. Ed è proprio questo che ci parla Pellegrini. Allora, professore, la pandemia ha interrotto un percorso, c'è discontinuità, qual è questa nuova strada e che ripresa lei prevede? A lei la parola, professore. Va bene, io mi aiuto con qualche immagine. Dovreste vederle. Sì, sì, le vediamo. Può mettere in presentazione. Perfetto, ecco. Tutto chiaro, benissimo. Perfetto, allora proviamo innanzitutto a
sulla carta, giusto per intenderci. L'immagine che vedete, questa immagine delle sedie che utilizzerò per rappresentare quello che è successo con la pandemia, questo disastro che è successo con la pandemia, ha ridotto di molto le dimensioni del settore. Allora, quali erano le attese precedenti? Qui ho provato a riassumere con pochi numeri. Nel 2019 avevamo raggiunto 85 miliardi di euro di consumi e si era raggiunto il 34% dei consumi food and beverage nel fuori casa. Nel 2020 ci si attendeva di guadagnare ancora un punto sul totale dei consumi food and beverage nel fuori casa e raggiungere gli 88 miliardi e si intravedeva ormai una sorta di possibile traguardo nel 2030 di raggiungere il 40% dei consumi food and beverage nel fuori casa con 111 miliardi in euro. Insomma, 2019. Un bel traguardo, una bella chimera prima, poi insomma. Una bella chimera, 26 assolutamente. Miliardi. Però non era irrealistico perché guardavamo a quello che è già successo nel mondo anglosassone, è già successo in Spagna. Che è successo? È successo che le sedie sono volate via, è arrivata la pandemia. E come si sono volate via? E a quel punto i 85 miliardi non sono diventati 88, sono diventati 54. Quindi c'è stata una riduzione di poco meno del 40% del fatturato del settore, una riduzione terribile, e questa riduzione è progressivamente stata recuperata quest'anno, le cose sono andate decisamente meglio, ma come vedete dai numeri, solo parzialmente. Noi come Telidal ci attendevamo 62-67 miliardi, questa forchetta, quindi un recupero sul 2020 del 15-24%. Da quello che si è visto in questi mesi, in particolare da come è andata l'estate, che è andata molto bene, settembre sta certo andando bene, noi crediamo che ci si avvicinerà alla parte alta della forchetta, quindi si dovrebbe arrivare a 65-66 miliardi. Quindi da 85 a 54, di nuovo a 65, ma mancano ancora 20 miliardi per ritornare al 2019. Allora, tornerà tutto come prima, qual è il problema? Allora, il problema è banale ovviamente, il problema è quello che è stato appena rappresentato. Siccome il fuori casa, per definizione, rappresenta tutto quello che noi facciamo fuori casa e... Professore, non la sentiamo. Cimento, turismo, tutti i nostri riti sociali, e se queste cose non le facciamo più fuori, ma siamo obbligati a non farle, ridurle, o farle a casa, è chiaro che il fuori casa si secca, si riduce. Quindi fino a che non riusciremo a tornare a una condizione di normalità su tutte queste cose, su questi modi in cui organizziamo la nostra vita, sarà difficile per il fuori casa ritornare a quello che era quando abbiamo abbandonato la normalità del 2019. Quindi ci faremo? Noi prevediamo che ci sarà un effetto di trascinamento in termini di attività che continueremo a svolgere in parte in casa rispetto al passato, e penso in particolare al lavoro e quindi alle attività di smart working che si consolideranno. Prego. No, forse parlava qualcuno nella stanza Zoom. Vada avanti, professore, non si preoccupi. Allora, quindi penso che una parte si consoliderà, quindi la nostra idea è che si possa tornare al 2019 con gli 85 miliardi di consumi non prima del 23, ci vorrà ancora l'anno prossimo e l'anno ancora successivo. Ancora, cosa resterà di questa esperienza, sperando che appunto diventi passato? Resterà una discontinuità forte. Adesso ci sarebbero tante cose da dire, riassumo solo alcune delle cose che mi sembrano più rilevanti. Intanto una cosa che è molto rilevante per la vita delle imprese è la crescita del food delivery. Il food delivery si consoliderà, non solo è stato molto forte, ma si consoliderà anche per servire quella quota di smart working che diventerà fisiologica, ed è molto importante perché, se volete, il food delivery è il fuori casa a casa, quindi è una possibilità di recuperare fatturato
che non può essere perso. Poi un'altra cosa che non si dimenticherà è la revisione dei menu e la crescita delle catene, che è avvenuta grazie anche a questa revisione. Certo. Si è resi conto che nel periodo più difficile di questi due anni si dovevano fare delle semplificazioni. Queste semplificazioni hanno portato a rivedere l'offerta, a rivedere i menu e a semplificarli, chiarirli. Basta con i menu infiniti del passato, bisogna fare delle scelte chiare e su quelle lavorare e impostare il proprio lavoro, tra cui tra l'altro anche il food delivery, che solo così si può fare. È chiaro che questo ha un effetto particolare per le catene, che hanno ridotto in modo significativo la complessità, specializzandosi su quelli che gli americani chiamano menu segments. Quindi lei prevede comunque una crescita migliore per le catene, quindi per la ristorazione organizzata nel prossimo futuro? Sì, credo che il contesto sia un contesto favorevole alle catene, lo stiamo vedendo in questo periodo, e quindi rimarrà tale, insomma, no? Perfetto. Ci sono molte occasioni per il fuori casa più industriale. Ultima cosa però da sottolineare, che vale per tutti, è l'accelerazione digitale, che vale per tutti i settori e vale anche per il fuori casa. Argomento assolutamente del giorno, fra l'altro. No? Esattamente, esattamente. E qui ci sono due fronti, ovviamente. C'è il fronte clienti, qui ci sono tante cose che in questo periodo tutti hanno imparato a fare nel pre-order, nei pagamenti. Personalmente non credo che questo sia una... in alcuni casi, nei casi in cui si riesce a ridurre il costo del lavoro e quindi nei casi di offerta più... diciamo così, collocata nell'area fast food. Questo sia il fronte tutto sommato principale. A me sembra che invece il fronte principale siano i processi di riordino online e quindi la possibilità di dare spazio a operatori, infatti mettere le virgolette, all'ingrosso, a fornitori in generale più evoluti. Questo è un punto invece che è molto rilevante. Perfetto. Occasioni solo per l'offerta più industriale? No, non è solo per l'offerta più industriale, è anche per l'offerta degli operatori indipendenti, che rimangono ovviamente importanti in questo settore, però bisogna tenere conto che ci sarà un contesto più competitivo. Abbiamo detto che torniamo al 19 fra due anni e qualcosa, alla fine del 2023, quindi gli operatori indipendenti che vorranno resistere sul mercato dovranno imparare a fare una cosa, a coniugare quello che è il loro vantaggio competitivo, cioè un front office artigianale molto attento al consumatore, al singolo cliente, molto caldo, con però un back office dove invece recuperare sinergie, recuperare efficienza in termini industriali. Ed è proprio la parte su cui le nuove tecnologie possono avere, possono dare un ruolo molto importante, importantissimo. Questo è quello che mi sembra di poter dire. Perfetto, grazie professore. Un'ultima domanda prima di passare al professor Maffè, che è arrivato, quindi è arrivato finalmente, grazie. E volevo chiedere, lei prima del Covid aveva fatto la previsione che nel 2030 avremmo raggiunto i 111 miliardi, poi c'è stato l'inciampo, che sappiamo, però adesso... anche con l'avvento della tecnologia che sicuramente metterà in moto questo mercato e con i nuovi processi che ci sono, lei dà per scontato che non arriveremo per il 2030 a quel risultato o comunque fa un'altra previsione? No, la possibilità c'è, si tratta di vedere veramente quanto recupereremo della vecchia normalità, insomma. Cioè, ci vorrà un po' di tempo per riadattarci. Se non saremo costretti a convivere per molti anni con anche un Covid indebolito, diciamo così, e ritorneremo a una situazione di normalità, io credo che il recupero sarà più veloce. Però certe cose come lo smart working incidono inevitabilmente su certi componenti dell'offerta, penso in particolare a tutta la parte dello smart working che incide sul lunch, quindi certo, sul pranzo. Quello se rimane smart working, una parte si perde, insomma, no? Va bene, grazie professore, resti sempre in linea con noi perché poi commenterà una serie di contributi che abbiamo raccolto da alcuni gestori e adesso introduco il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che so che si è collegato. Professore, è in linea? Mi ha fatto prendere buongiorno qualche patema. Buongiorno professore, mi ha fatto prendere qualche patema come al solito, l'ho chiamata, sta arrivando, è arrivato come sempre, è sempre puntuale. Non lo vediamo ancora. Si è bloccato? Quindi andiamo a tempesta.
sprinter ancora dal tempo. Eccolo qua. Comunque la vediamo, ingradiamo l'immagine, diciamo, ha una connessione non proprio da professore oggi, veramente. A schermo intero può mandarcelo? Ah, sta con lo smartphone, diceva. Bene. Allora, prima di passare la parola per la sua presentazione, le domande che le vorrei fare gliele faccio con un video, che è il trailer con cui abbiamo lanciato questo evento. Nel trailer ci sono tutta una serie di domande che praticamente a cui noi chiediamo una sua risposta. Ricordo che il titolo della sua presentazione è Horeca fa rima con libertà, no? Come dicevamo, quindi quale sarà il futuro di questo mercato. Vediamo questo trailer e poi le cedo la parola per il suo intervento. Cosa c'è o cosa ci sarà in una tazzina di caffè presa al bar? Oppure in un drink bevuto in compagnia? E in una pizza con gli amici o nella birra al pub fra musica e risate? Ci sarà per caso Ehi Alexa, capace anche di darci del tu? Ma che storia è questa? Potrà davvero l'intelligenza artificiale sostituire quella di un barman che shakerà un drink mescolando gusto e sentimenti? E nel piatto di uno chef gli algoritmi che sapori avranno? Avremo più app o appetito? Ci nutriremo di realtà aumentata masticando bit e daremo ascolto solo ai big data? Cosa c'è nel futuro dell'Oregon? Produttori e distributori saranno produttori digitali teleguidati dal cloud con l'IoT o ancora capaci di autonomo pensiero laterale? Dove ci porta? Quanto costa questa evoluzione? O forse è meglio dire rivoluzione? Chi pagherà il conto? E allora, prof, chi pagherà il conto di questa rivoluzione e come andranno le cose? Qual è il suo punto di vista? Qual è la sua strategia complessiva sul mondo Horeca che cambia? Il conto lo paga chi non ha capito che non si torna alla normalità, ma bisogna definire una nuova proposizione di servizio. Perché ho scritto che Horeca è libertà? Perché il consumatore vuole Abbiamo perso il suo audio. Mi sentite? Adesso sì. Stavo dicendo che il consumatore si vuole riappropriare della libertà e quindi l'offerta dell'Horeca non è un'offerta di food and beverage, ma è un'offerta di socialità abilitata dalla tecnologia. Quindi è giusto il titolo di questo evento, che sposta il focus dell'Horeca dalla gamma dei prodotti, i menu, l'assortimento, a, fatemi dire, la sociologia del consumo e dell'interazione con il consumatore. Quindi chi vince? Vince non chi consegna pizze o che serve gin and tonic, ma vince chi intercetta questo nuovo fabbisogno di socialità intermediato dalla tecnologia. Questo è, se volete, l'estrema sintesi dell'Horeca del futuro. Io spero di poter condividere le slide, perché, ripeto, sono nel mezzo di una tempesta, di un temporale, e la connessione internet proprio in questo momento è veramente debolissima. Quindi spero che mi sentiate. E siamo l'Italia digitale. Italia digitale, esattamente. No? Adesso allora, investiranno un sacco di soldi nella digitalizzazione, quindi insomma saremo coperti. Allora, ce le mostra pure le slide, prof. Grazie, spero che si vedano, perché è proprio, spero di poter dare una risposta a questa domanda, no? Perché i fattori nuovi di questa libertà sono spazio-tempo, no? È stato un virus rivoluzionario, perché non c'è solo chiuso in casa e poi restituito la libertà, ha imposto un cambiamento fondamentale dei fattori fondamentali della fruizione fuori casa: lo spazio, il tempo e il linguaggio. Mi riferisco a quello che ha detto il collega precedentemente, e cioè i fattori fondamentali dalla relazione Horeca, che, ripeto, è un fabbisogno culturale, un fabbisogno civile, non è un fabbisogno fisiologico. Noi vendiamo merci per una domanda che è una domanda culturale, sociale e relazionale. Ci facciamo pagare quel fabbisogno sotto forma di bottiglie, piatti e panini e pasti serviti. Anche la consegna a domicilio, che è stata la grande realtà del Covid, sotto traccia fino a 2 anni fa, ormai esplosa. Alla fine che cos'è? È un nuovo spazio, casa, per un consumo che è comunque Horeca, ma su un tempo deciso da me. Quindi, cambiando che cosa? La sintassi tecnologica. Per cui il passaggio fondamentale che devo
mettere sul tavolo è il vero fattore scarso della nuova generazione dell'Horeca, antichissimo, ma ancora più vero oggi, il tempo. Quindi oggi il prezzo più importante che dobbiamo guardare non è quello della birra o quello della pizza, no? Ma quello del tempo sincronizzato del mio nuovo cliente. Ancora una volta non cliente individuale, ma sempre più cliente collettivo, socializzabile, conviviale. Perché quello che cerchiamo è un'Horeca come piattaforma di abilitazione della socialità. In termini economici, un'area di ricerca interessante non è quella della price elasticity, no? Ma quella della time elasticity. E lì la colpa, o la grande merito, la grande responsabilità, è Amazon, con il suo Amazon Prime, ha corrotto milioni di persone, di generazioni, abituandoci ad avere tutto entro domani mattina alle 11. Ecco, questa profonda corruzione culturale, se posso, trasforma l'Horeca, adesso passatemi la metafora, no? In una casa per appuntamenti, dove alla fine, come dire, adesso non guardate le tariffe sulla destra che sono relative ancora come a servizi, diciamo, non esattamente politicamente corretti, ma volevo essere polemico in questo. Certo. Perché alla fine questo è un appuntamento con le persone. E quindi la domanda passa da consumo accidentale, occasionale, se volete un po', come dire, casuale, sempre più al modello di risorse prenotate, no? Quindi l'Horeca diventa by appointment, tecnicamente by appointment. Siamo abituati ormai all'intermediazione, trovare il tavolo per selezionare il menù. Cosa deve fare l'offerta a questo punto? Predisponendosi, non ancora con in mente, fatemi dire, il menù, la gamma, il prodotto. Certo, sono cose importanti, ve l'ha detto il collega prima, si stanno rifocalizzando. La complessità del menù micro è stata sostituita dalla disponibilità del menù macro, perché la tecnologia ci dà tutte le opzioni disponibili. E quando andiamo in un posto abbiamo già scelto in buona parte. E quindi non è necessario replicare a livello micro, per singolo punto vendita, la complessità. Molto meglio l'identità, la differenziazione e, se volete, il modello di servizio. Questo si colloca, anche qui riprendo il discorso di prima, in un cambiamento infrastrutturale dell'Horeca, perché la città ha cambiato tempi, ha cambiato spazi, pensate all'espansione spaziale dell'Horeca che ha conquistato strade, marciapiedi, giardini. Molto importante, perché la spazialità è una sintassi nuova. Questo elemento, questo essere luogo di appuntamenti, ci è la quantità di persone, anche in Italia, che ha intenzione di continuare anche dopo il Covid a usare le tecnologie per intermediare il consumo fuori casa, è aumentata notevolmente. L'Italia si colloca tra le più alte nazioni al mondo in termini di intenzione dichiarata a usare le nuove tecnologie. Quindi ben venga questo convegno, perché ci ricorda che la tecnologia è la nuova sintassi dell'Horeca. Vi faccio un esempio di una bella ricerca fatta dagli amici di Reply, che dice che il QR code è anche questo un pezzo del linguaggio che l'Horeca è riuscita a far affermare, con picchi di crescita dell'utilizzo che sono estremamente significativi. Ora, il QR code non è soltanto un codice di lettura, è una connessione, è un ponte, è un aggancio. Vuol dire che la gran parte dei consumatori, ma lo sapevamo già, ha una tecnologia nelle mani quando entra nel nostro punto vendita e che la vuole usare, sapendo di avere a disposizione le componenti di base, la connessione internet, i wifi, magari meglio del mio di oggi, okay? La oggi possibilità no. Di leggere, e quindi quando poi atterra sul punto, diciamo, il primo punto di contatto, che non è più il menu di carta, non è nemmeno l'ambiente, ma è proprio quel rettangolino di pixel che è l'utilizzo del QR code come primo aggancio, come primo touch point. E qui ovviamente c'è molto da migliorare, perché se prima era veramente poco di più che un menu, oggi è diventato a tutti gli effetti un elemento fondamentale della customer experience. E qua anche qui
andiamo a vedere i dati che ci dice la ricerca. Il prezzo rimane per carità importante, ma perde peso rispetto alla, al servizio, alla customer experience, che guadagnano molti più punti, che ci fanno capire che l'Horeca è di nuovo una libertà di disporre del proprio tempo e dello spazio con una sintassi che è sempre più tecnologica. Parlavamo prima della consegna a domicilio. Alla fine quella è una rivoluzione dell'Horeca abilitata dalla tecnologia, è tutto un nuovo mercato. È un mercato in cui l'Horeca si appropria di un tavolino nuovo, quello di casa nostra. Okay? Ma non dobbiamo pensarlo come, come dire, un concorrente, dobbiamo pensarlo come una forma di omnicanalità. E anche qua l'invito a tutti gli attori dell'Horeca è di occupare militarmente le case dei propri clienti e non pensare ai propri tavolini e ai propri spazi come il campo. Il campo di battaglia si allarga, abbiamo perso il professor. Prego. L'unico campo di battaglia. No? Campo di battaglia. E i dati che vediamo sul mercato ci dicono che il problema delle case, gli spazi e, io dico sempre, gli schermi di tutti i nostri consumatori. Cambia la città, cambiano gli spazi del consumo, cambiano le occasioni di consumo. Per fortuna tutto questo viene fortemente intercettato dai dati e quindi bisogna imparare a leggerli questi dati. I sistemi informativi non sono più solo back-end e ovviamente sono importanti, siamo ospiti di un grande polo che sulla robustezza e sulla coerenza e rigore del back-end ha costruito il suo successo. Bene, senza quello non si va da nessuna parte, ma la grande battaglia è il front-end, quindi la digital logistics, la dining o la consumer experience che diventa unica anche grazie al digitale, che non è soltanto uno strumento di pagamento alla fine o... Abbiamo perso di nuovo la connessione, però fra un po' arriva. Professore, mi sente? L'abbiamo persa per un attimo. È robotico adesso. Ma è la continuazione del dialogo iper personalizzato dentro a ogni processo. Perfetto. Disastro la tecnologia, carissimi. Il passaggio qual è? Mi sentite? Sì, adesso sì, meglio. L'abbiamo persa per un minutino, abbiamo sentito male. Vada, professore, vada. Vi chiedo scusa, ma sto concludendo. Le aziende dell'Horeca, e non soltanto, diciamo, tutto il mondo da retail, che sa puntare sull'eccellenza della customer experience, sono quelle che rimbalzano più rapidamente nel recupero del loro modello economico. Quindi è vero che la media richiederà ancora quanto? Un anno e mezzo prima di ritornare ai volumi precedenti. Quindi concordo sulla valutazione del collega a livello medio, ma io devo dire che chi vuole essere eccellente sa statisticamente che la customer experience è la chiave per accelerare quel recupero o addirittura acquisire quote di mercato. E chiudo dicendo che in termini economici la lezione del Covid ci dice che cambiano i fattori di scarsità relativa, quindi i vettori di economicità. Veniamo da un decennio di grande focus su brand, beni, prezzo, assortimento. Ci dobbiamo sempre più spostare su il modello di servizio, il tempo, le modalità di accesso, la personalizzazione e anche, scusatemi, sul tema dei valori, quindi plurale, non solo valore economico, valori, perché al di là delle normative che sono sempre più, se volete, stringenti e, passami dire, anche opprimenti in certi casi, penso alla plastica, il problema non è subirle quelle cose, ma governarle, cavalcarle, reinterpretarle, perché lo sapete molto bene, non vi faccio vedere le statistiche, ma spero che mi crediate, la sensibilità dei giovani alle tematiche etiche, sociali, di sostenibilità, di trasparenza, sono molto più spiccate rispetto alla media della popolazione. E siccome l'Horeca si deve riprendere anche sapendo riattrarre i giovani, la proposizione, mi dispiace, non è più la solita birra, il solito panino o la solita pizza.
la proposizione di un sistema di valori, di una logistica sostenibile, di una riutilizzabilità, di una riciclabilità, di tematiche di salute e sicurezza. L'Horeca è un esperimento di cittadinanza moderna in cui ci confrontiamo pubblicamente con il nuovo sistema di relazioni. È un esperimento, un laboratorio sociale di nuove relazioni sostenibili. Non dimentichiamolo mai che l'Horeca ha una responsabilità storica, cioè di essere il luogo di socializzazione, di costruzione delle comunità. Perfetto. Quindi quel luogo lì deve già rappresentare il nuovo sistema di valori. Mi fermo qua e vi restituisco la parola. Grazie professore, resti in linea perché poi la reinterpellerò per commentare alcune cose e passiamo al padrone di casa, come l'ho chiamato prima, Angelo Guaragni, amministratore delegato di Zucchetti Hospitality. Angelo, ci sei? Sì, ci sono. Perfetto, tutti. Ti vediamo anche. Perfetto, benissimo. Allora, partiamo subito con la prima domanda, Angelo. Zucchetti è pronta per questa sfida che abbiamo sentito, insomma, contribuire allo sviluppo del mondo Horeca nel modo che ha detto il professor Maffè e allo stesso tempo valorizzare la componente umana? Siete pronti per questo? Assolutamente sì, noi siamo nati pronti, assolutamente sì, siamo pronti, parte la battuta. Allora, dopo gli interventi dei precedenti relatori che sono stati bravissimi, il professor Pellegrini e il professor Carnevale Maffè hanno fatto la fotografia della situazione, di quello che è successo. Ecco, hanno parlato di tanti elementi che ho preso nota: Horeca terzo ruolo, il tempo, il servizio, presidiare le persone quando sono a casa, la revisione dei menu, le relazioni con i clienti, il QR code. Ecco, noi siamo la risposta a tutto questo. Di più, il mercato dell'Horeca sta diventando sempre più digitale e social. Gli interventi appena conclusi hanno detto questo, lo vediamo quotidianamente, possiamo parlare di suggerimenti, giudizi, consigli, comunicazioni digitali in tutte le piattaforme dove oggi noi siamo presenti, soprattutto riusciamo anche a lasciare le nostre informazioni, le intenzioni, le tendenze. Questa innovazione digitale è un chiaro segnale che al centro c'è sempre però la persona. Quindi c'è sempre un'attenzione verso la persona e i suoi bisogni per rispondere alle esigenze del mercato. L'ha appena detto il professor Carlo Carnevale Maffè, ha detto proprio questo, cioè i bisogni sono cambiati, non torneremo più a prima, non torneremo più con i modelli di prima. C'è una nuova Horeca, c'è un nuovo bisogno. Il food, il cibo, la ristorazione ha sempre avuto un forte impatto sulla connotazione relazionale. Quindi noi non andiamo solo nei locali per pranzare o per alimentarci, ma andiamo soprattutto per socializzare, per stare insieme con delle persone, per passare del tempo e soprattutto per trovare il nostro spazio libero. Quindi la tecnologia e il social sono il vero mix vincente, partendo dai clienti che sono il primo driver per la digitalizzazione. Visto che ormai facciamo tutto attraverso tecnologia, smartphone, dalle prenotazioni di un locale, posti a tavolo, l'orario in cui arriviamo, il prodotto che vogliamo scegliere, il piatto che vogliamo degustare, la delivery, per arrivare anche nei locali e nei ristoranti e poter scegliere in autonomia da un menu digitale fino al pagamento del conto direttamente dal nostro posto o direttamente su un nostro smartphone. Oppure decidiamo di stare a casa, presidiamo la casa, come ha detto prima il professore, decidiamo di stare a casa e poi abbiamo due scelte. O ci facciamo l'aperitivo da casa attraverso una delivery. Il Covid ci ha portato anche questo, le buste per poter fare gli aperitivi, i cocktail direttamente da casa. Oppure scegliamo delle numerose enoteche online, scegliamo il miglior vino e ce lo portano direttamente a casa. Da non dimenticare soprattutto anche la relazione con il cliente, che attraverso le campagne di social, di marketing automation, sempre più personalizzate per portare il cliente verso i nostri obiettivi di acquisto, ha l'obiettivo poi di conoscere veramente chi è il nostro cliente, come ci frequenta, come ci percepisce, soprattutto come possiamo essere il fornitore del suo tempo libero. Oggi nel nostro gruppo, nel gruppo Zucchetti, abbiamo un'offerta di soluzioni ampia per la trasformazione digitale nel mondo dell'Horeca. Siamo in grado di dare tutte queste risposte a questa innovazione tecnologica che oggi il mercato ha bisogno e sempre di più ne avrà bisogno in futuro, perché è un mercato, come hanno detto i precedenti relatori, è un mercato che sicuramente è cambiato e si dovrà adeguare a nuovi modelli.
Bene, grazie Angelo. Adesso, prima di vedere un contributo che abbiamo registrato di un vostro cliente, rispondimi telegraficamente a questa domanda. Insomma, abbiamo capito che il mondo Horeca è sempre più importante per la galassia Zucchetti, insomma c'è una divisione creata ad hoc per questo, perché l'Horeca è un pilastro importante della nostra economia, è un emblema del Made in Italy. Ecco, sono questi i motivi che vi spingono ad investire fortemente in questo settore? Sì, assolutamente sì. L'abbiamo detto, il mercato del fuori casa è un asset importantissimo sia in Italia che in Europa. Noi stiamo investendo tantissimo in questo mercato, anche perché la nostra vita sociale è cambiata molto. Quindi per noi la tecnologia diventa sempre più essenziale per questo mercato, perché permette di semplificare, di migliorare, di snellire l'operatività e soprattutto di rendere autonomi anche i clienti nel dialogo con i protagonisti dell'Horeca. Perfetto, vogliamo ascoltare un protagonista, è un vostro cliente, è una startup importante a livello italiano che abbiamo intervistato. Ecco, ascoltiamo cosa ci dice e poi chiederò un commento su quanto dirà questo signore qui che adesso vedete, anzi ve lo presento, abbiamo intervistato il co-founder e managing partner di Pescaria, che si chiama Domingo Iudice, al quale abbiamo chiesto, fra socialità e tecnologia, qual è il segreto del successo di Pescaria? Fa anche rima, ho notato. Ecco, ascoltiamo Domingo Iudice e poi ascoltiamo il parere di Pellegrini, Carnevale Maffè, oltre che di Guaragni. Prego regia, mi manda il video. Di per sé il segreto di questo equilibrio è nella capacità di equilibrare tutte le competenze capaci di creare una formula di successo. Vero, il ristorante si basa dapprima sulla qualità e sul rapporto qualità-prezzo del suo prodotto, però è anche vero che sin dal giorno 1 in Pescaria abbiamo ritenuto importanti tutte le competenze che io, Bartolo e Lucio abbiamo portato all'interno di questa compagine. È chiaro che io porto la visione del marketing e di come orientarla al mercato, che è sempre stata valutata importante e centrale, ma è anche vero che il marketing non ha mai dimenticato che senza un prodotto e prezzo davvero forti, tutta la tecnologia o tutte le idee che girano e orbitano intorno al marketing possono svanire e quindi annullare la loro utilità. Però, visto che Iudice è un giovane e arguto manager, non ci siamo accontentati di questa risposta e abbiamo voluto metterlo in difficoltà, ma non ci siamo riusciti, chiedendogli se per Pescaria viene prima la socialità e poi la tecnologia. Sentite cosa ci ha detto. Diciamo che la domanda è a trabocchetto, ma provo a uscirne dicendo che per me la socialità è la cosa più importante all'interno di un'esperienza, soprattutto di quella nel settore hospitality. Ritengo tuttavia che dobbiamo fare i conti con la nuova socialità, piazze digitali, grandi luoghi in cui le persone continuano a incontrarsi e soprattutto continuano a scambiare opinioni. Il punto è che il ristorante 7 volte su 10 porta persone all'interno non per effetto della pubblicità, ma per effetto di un buon passaparola. La pubblicità quindi amplia, modifica e aumenta questo effetto, ma riteniamo ancora importante quello che la socialità e il passaparola potranno darci. Quindi il punto è quali sono le nuove forme di socialità e come la tecnologia ci aiuterà a gestirle e a trarne profitto. Però non potevamo non chiedere a Iudice quanto il successo di Pescaria è anche il frutto della scelta dei partner, diciamo, tecnologici. La pandemia ci ha messo di fronte, soprattutto durante i primi giorni di lockdown, di fronte ai limiti del nostro vecchio pacchetto software. Ieri l'85% dei flussi e delle revenue di Pescaria provenivano da quello che era il flusso alla cassa, quindi un classico fast food con ordinazione al momento dell'arrivo. Il giorno dopo improvvisamente il 100% delle nostre ordinazioni andavano gestite attraverso degli strumenti e lì abbiamo compreso quanto fosse importante intercettare un partner che non solo avesse delle soluzioni, ma che fosse in grado di garantirci il giusto livello di integrazione. Per questo abbiamo incontrato e, se vogliamo, abbracciato la filosofia del mondo Zucchetti Hospitality e di tutto il plafond di servizi che oggi ci sta permettendo di accedere a una nuova modalità di gestione del nostro servizio. Progetti di futuro tecnologici sempre a braccetto con Zucchetti. Oggi stiamo cercando, credo siamo forse tra i primi rilasci di Mago integrato con TCPOS in cloud. Che cosa significa? Che oggi stiamo a tutti gli effetti integrando il nostro sistema di contabilità
il nostro sistema di magazzino, di produzione e di logistica con il nostro sistema di cassa. È uno strumento che una volta portato a regime darà dei risultati e dei vantaggi incredibili, perché uno permetterà di poter controllare tutta la rete in maniera istantanea e di produrre in modo pressoché immediato dei risultati economici, quindi dei conti economici quotidiani, settimanali e mensili. Questo la pandemia ci ha insegnato a essere un grande strumento, perché non c'è sopravvivenza senza agilità. Ma soprattutto, in secondo luogo, ci fornirà una base di dati per migliorare il nostro orientamento al mercato. E quindi poi la capacità di questo bundle di prodotti di essere poi non solo integrato, ma anche messo al servizio nelle informazioni che potremo estrarre per tutta la parte di CRM e quindi di gestione del cliente, diventerà poi incredibilmente importante. Noi vediamo in questi prodotti, in questa base di prodotti, il nostro futuro vantaggio competitivo, insieme chiaramente a una combinazione di prodotto e qualità-prezzo che riteniamo altrettanto introvabili sul mercato. Perfetto. Allora, voglio un commento dei professori su quanto ha detto Iudice. Pellegrini. Professor Pellegrini, ci ascolta? Ecco, un suo commento telegrafico su quello che ha detto Iudice di Pescaria. Ma mi sembra che rispondesse a quello che avevo provato a dire, cioè buone opportunità innanzitutto per operatori che cominciano a pensare, perché no, a... Ma in... Non la sentiamo, ma su Milano oggi è tempesta, eh? Non sentiamo il professor Pellegrini, insomma, la linea di Milano, oggi Milano. Professore, vada? Sì, dicevo, è un buon esempio, da un lato, come format di chi ha iniziato a industrializzare in questo settore, in certi versi in un'offerta già più ordinata, più ingegnerizzata, dei vantaggi a inserirsi sulle nuove linee di sviluppo, dal food delivery alla necessità di rispondere in modo più tecnologico alla domanda, e dall'altro però a quello che dicevo, cioè la necessità di mettere a posto il back office. Sul front office si possono fare molte cose, per me è il back office che deve essere messo a posto. Il back office non può più essere gestito artigianalmente, deve essere gestito in modo efficiente. Ci sono tutti i fornitori di tecnologie, come il fornitore oggi qui presente, che lo fanno, non c'è che farsi aiutare e sistemare il back office. Perfetto. Bene, un commento dal professor Carnevale Maffè sulla history di Pescaria, che fra l'altro ricordo ha 9 punti vendita in Italia nelle città più importanti e altre 2 prossime per essere aperte. Carnevale Maffè è in linea? Non sì. C'è? Ecco, il professore. Sì. Allora, un suo commento telegrafico su quello che ha detto Iudice. Il rapporto fra back-end e front-end è il nuovo core business di un punto vendita e una catena. Senza back-end io non ho la piattaforma di coerenza e di supporto per pensare ai servizi, però senza front-end non ho il dialogo col consumatore. Quindi la grande sfida è veramente questa, cioè il front-end ora che è tecnologia, la nuova porta d'ingresso è tecnologia, la nuova cucina è il back-end, se posso dire. Il processo fisico della cucina e del tavolo viene replicato dal processo logico del back-end e del front-end. Io penso che il caso che abbiamo ascoltato è una moderna, intelligente, simpatica sintesi di questa duplice visione, cioè il ciclo logistico viene ripensato nel ciclo informativo e processivo. Quindi questo è, se volete, la grande sfida dell'Horeca in questi prossimi mesi, anni, sintesi tra logistica e flussi informativi. Perfetto, grazie professore. Torniamo ad Angelo Guaragni, chiedo anche a lui un commento sul contributo di Iudice, che fra l'altro ci ha detto che insomma i prodotti Zucchetti sono a buon mercato, quindi sono anche convenienti da quel punto di vista. Assolutamente sì, lo diceva prima il professore, non bisogna più guardare il prezzo, in questo mercato bisogna guardare il tempo e l'innovazione, quindi noi sulle tempistiche e sull'innovazione siamo sicuramente i migliori che ci sono sul mercato. Pescaria è sicuramente una referenza molto importante. Loro sono stati i primi, diciamo, dei nostri clienti a investire con quelle tecnologie che ha descritto, quindi l'integrazione di CPOS con Mago.
ma anche perché oggi non si riesce più a gestire le attività solo col sentiment o con l'esperienza, ma bisogna adeguarsi agli strumenti digitali che possono fornire riscontri, ma soprattutto risultati certi. Risulta sempre più importante tenere sotto controllo tutto l'andamento dell'attività, le scorte di magazzino, gli ordini, monitorare gli ordini interni e adesso anche gli ordini online, perché la pandemia ha aperto il canale, ha aperto e sempre più continuerà sul canale digitale online, quindi la possibilità di avere in tempo reale gli ordini, le prenotazioni, quindi un'analisi dei fabbisogni, quindi dei riordini in modo automatico. Quindi è indispensabile essere veloci nel cambiare l'organizzazione alle nuove richieste del mercato. Quindi bisogna avere una visione strategica, cosa che loro hanno avuto, conoscere bene il cliente, bisogna avere una visione anche del prodotto, decidere qual è il prodotto migliore, fare un buon prodotto, ma soprattutto anche adeguarsi con tecnologie digitali per sviluppare i processi dell'intera filiera, perché qua non la ristorazione. Sì? No, mi offriva il destro per farle l'ultima domanda, che è proprio l'intera filiera. Comunque finisca. Quindi dalla relazione con i clienti fino alla produzione e alla delivery. Perfetto, no, infatti la domanda è questa, insomma si parla tanto di PNRR dove fra i suoi asset c'è il discorso della digitalizzazione, no? Quindi tornando alla filiera Horeca, sappiamo che è molto eterogenea e complessa, ma come Zucchetti pensa di contribuire a far evolvere e crescere il mercato della ristorazione sfruttando anche questo discorso dell'asset della digitalizzazione? Se riesce a rispondermi in un minuto, Guarani. Sì, allora la catena è molto complessa perché va dalla produzione fino al punto di consumo. Il punto di consumo sono veramente tanti le tipologie, bar, ristoranti, hotel, mense e così via. E comunque il digitale significa anche la condivisione di queste informazioni tra tutta la filiera. Come gruppo stiamo portando avanti un progetto che possa dare risposte efficaci a tutta la filiera del mondo Horeca. Grazie alle tecnologie è possibile far interagire le persone, ma soprattutto anche nuove modalità in modo di poter tenere sotto controllo tutti i processi, dai dipendenti, ai clienti, ai fornitori, ai distributori, ai partner e a tutte quelle persone che quotidianamente dialogano con noi. Oggi noi stiamo investendo molto sull'Horeca perché crediamo che abbia dei margini di crescita notevoli. Il nostro gruppo è l'unico oggi che riesce a rivolgersi a tutta la filiera di soluzioni. Con queste soluzioni noi siamo in grado di dare delle risposte sia ai ristoratori ma anche ai fornitori. Oggi parliamo, poi il mio collega parlerà anche dei grossisti, e la forza del nostro gruppo è proprio quella di conoscere benissimo le esigenze di tutta la filiera, ma soprattutto di avere le tecnologie necessarie per rendere operative, per creare nuove soluzioni per questo mercato, che è un mercato molto importante e, come abbiamo detto in tutti gli interventi, è un mercato, è il terzo polo, che lo abbiamo definito, il terzo ruolo, dopo la casa, dopo il lavoro, il terzo ruolo, non potevamo, un leader come Zucchetti non poteva rimanere fuori da questo mercato. Perfetto, grazie Guaragni, resti in collegamento per la chiusa finale. Ora, a compendio di quanto ci ha detto, insomma, fra le tante soluzioni che offre Zucchetti, ne ho selezionata una che mi ha particolarmente colpito. Parliamo di intelligenza artificiale applicata in un ristorante self-service. Abbiamo un video e prego la regia di mandarlo. Olà, l'occhio del grande fratello ci segue anche al ristorante, ci fa anche i conti, insomma il futuro è anche questo.
Grazie Guaragni, ci sentiamo per i commenti finali e adesso parliamo di distribuzione Horeca, un ruolo centrale, fondamentale. Il distributore, sappiamo, è l'anello di congiunzione fra produzione e punto di consumo. E allora quanto questa evoluzione digitale coinvolge anche lui? Ne parliamo con chi questa categoria di operatori la conosce da molto tempo e molto bene, Graziano Guazzi, amministratore e fondatore di Dataflow, che dal 2019 è parte del gruppo Zucchetti, come appunto abbiamo detto. Un'azienda meglio nota per gli addetti ai lavori per il gestionale Bollicine, il gestionale più diffuso fra i distributori di bevande nel canale Horeca. Si stima che il 60% del fatturato beverage italiano sia sviluppato da grossisti che utilizzano Bollicine Community. Allora Guazzi, ci sei? Fatemi vedere Guazzi. Sì. Ecco, ti vogliamo vedere, perfetto. Allora, Graziano, tu che conosci molto bene questa categoria, è pronta per il salto digitale e poi avete veramente in mano il 60% del fatturato beverage italiano, siete dei mostri. Ma mi sentite? Sì. Sì, sì, ti sentiamo bene, grazie. Okay. Allora, noi, per rifarmi una bellissima metafora che è stata fatta, siamo la cucina, quindi siamo il... Siete la cucina, non ti senti, non ti sentiamo. Pronto? Audio. Pronto? Adesso sì. Ecco, stavo dicendo che usando la metafora, la bellissima metafora che mi ha colpito, noi siamo la cucina, cioè siamo il back-end che sta sotto a tutto il mondo che è stato descritto e quindi anche ai cambiamenti che ci saranno, che già si vedono, su cui nessuno... penso possa avere dei dubbi. Per arrivare alla tua domanda, è un numero, quel 50-60% del fatturato, che in realtà noi non abbiamo mai calcolato. Alla fine del 21 contavamo circa 460 installazioni. Poi nel corso di quest'anno il nostro competitor storico... Non ti muovere, Graziano, non ti muovere molto, perché quando ti muovi si muove qualcosa del tuo microfono. Fermo lì. Abbiamo acquistato, stavo dicendo, quest'anno il nostro competitor storico, che se dico DIB molti sanno di chi parlo, e abbiamo superato in questo modo circa le 600 installazioni. Quindi, pensando ai soli grossisti beverage, circa un terzo sono nostri clienti. Poi, se consideriamo il loro fatturato facendo una BC, certamente copriamo più del 50%, però è un calcolo effettivamente che non abbiamo mai fatto. E forse non serve neanche farlo, ma sicuramente è un numero, poi capiremo il perché, per noi molto importante. Quindi mi chiedevi, perché mi sono un attimo distratto. No, ti chiedevo quanto sono importanti i grossisti e l'abbiamo detto. Abbiamo anche ribadito, insomma, che siete praticamente leader di questo mercato di gestionali nella distribuzione Horeca e volevamo sapere, insomma, quali sono i prossimi step di sviluppo del gestionale Bollicine. So che ci state lavorando e applicando con delle grosse novità. Se ci puoi dare qualche anticipazione. Certo, però vorrei prima dire una cosa, che in questi ultimi 5 anni noi abbiamo visto che i grossisti hanno fatto effettivamente degli importanti investimenti in tecnologia, quindi la tecnologia è la matrice di tutti i discorsi che sono stati fatti fino in questo momento. E quello che è importante, perché prima era effettivamente la Cenerentola, nell'area logistica. Quindi gli ultimi 5 anni c'è stato uno scatto molto importante. Investimenti nella logistica, alcuni esempi, software previsionali per pianificare gli acquisti, no? Per non lasciare le cose al sentiment, ma avere delle soluzioni matematiche che permettono di arrivare a dei numeri che hanno un significato, numeri ovviamente che poi vanno umanizzati, cioè l'esperienza non viene a meno. L'uso della radiofrequenza e voice speaking, questo è un investimento anche dal punto di vista dei costi molto importante, però numerosi grossisti hanno fatto questa scelta e non è che l'hanno fatta perché oggi c'è il voice speaking, perché il voice speaking c'era 10, 15, 20 anni fa, quindi c'è stato un cambiamento di paradigma. Poi, ad esempio, software di pianificazione basati sulla cartografia. Cioè viaggiare in città è molto difficile, ci sono i vincoli della clientela, della ZTL. Viabilità e quindi software che sicuramente aiutano a dire arrivo in tempo giusto.
tutto il processo della consegna, soprattutto nel mondo dove c'è la resa dei vuoti e tante altre problematiche che possono essere considerate banalità amministrative, ma che comunque comportano degli impegni. La presa della firma digitale del documento, l'archiviazione del documento in una tecnologia, diciamo così, dematerializzata. Quindi investimenti importanti. Il distributore comunque si sta orientando sempre di più verso questa tecnologia, verso la digitalizzazione. Ma quali sono i prossimi step del vostro sistema? Tu mi parlavi prima che, insomma, non più meccanizzare ma digitalizzare, cioè vuol dire c'è una differenza che tu fai sempre su questo. Sì, c'è una differenza importante, che è una differenza semantica, che può anche essere un gioco di parole, però secondo me sotto c'è un grosso passaggio. E Zucchetti, come abbiamo visto, era già presente prima dell'acquisto di Dataflow dentro quella che era la filiera dell'Oreca, nell'ultimo punto. E parliamo di migliaia di installazioni, di hotel, importanti catene, quindi di numeri e con soluzioni molto importanti. La scelta di acquistare Dataflow, che è l'anello precedente, è proprio quello di poter dare di coprire tutta la filiera a valle dall'industria. E abbiamo cominciato un progetto molto ambizioso, che appunto dico, non si tratta di meccanizzare, ma si tratta di digitalizzare. E questa differenza semantica che cosa vuole enfatizzare? Allora, se parliamo della parola meccanizzare, si è sempre inteso l'innovamento delle attività in seno all'azienda, a partire dalla rivoluzione industriale, le macchine a vapore, fino ad arrivare ai computer, robot, l'intelligenza artificiale e tutto quello che segue. La parola chiave è in seno all'azienda. Invece, con il termine digitalizzare, vogliamo spostare il focus. Cioè, con il termine digitalizzare vogliamo dire che il nostro compito, il nostro progetto diventa un progetto di filiera. Perfetto. E adesso poi mi spiego meglio. E questo anche in forza del 50% del fatturato. Ovviamente, come tu accennavi. Certo. Perché poi, voglio dire, al di là dei sogni ci vogliono anche i numeri, i mattoncini, ci vogliono degli elementi per poter ci vuole la realtà. Ampliare certi progetti. Assolutamente. Quindi, digitalizzare la filiera, noi intendiamo la possibilità di scambiare flussi informativi da valle monte e viceversa, includendo l'industria. Perfetto. Quindi il focus cambia, non è più un cliente, ma è la filiera. Questo progetto però presuppone degli aspetti importanti, che non sono tecnologici. Cioè, ci sono già delle esperienze di digitalizzazione di una filiera, ad esempio quella della grande distribuzione. È da sempre che è così. Il problema è proprio quello, in realtà, di passare ad una standardizzazione di modelli e linguaggi, a dematerializzare il tutto, che è il presupposto. E quindi si tratta di mettere a punto dei protocolli, e questa è sostanzialmente da condividere lungo la filiera. E questa sostanzialmente è la difficoltà. Voglio far notare che in questo processo non si intendono soltanto delle economie, delle efficienze, io ti passo degli ordini, ti mando le conferme, quindi certo, tutto questo diventa più semplice. Secondo me c'è un altro aspetto importante, e che è il petrolio, il nuovo petrolio, che sono i dati, il fatto di essere in grado lungo la filiera di catturare dei dati, e condividi dati, informazioni, e condividerli a monte e a valle. Arrivo a dire che, ad esempio, il distributore dovrebbe raccogliere dei dati che non interessano direttamente i suoi processi, ma sono una fonte importante per chi sta prima di lui e per chi viene dopo di lui. Perfetto. Quindi questo è il punto chiave. Bene. Standard di filiera, scambio di informazione, scambio di dati. Ottimo. Allora, visto che abbiamo parlato di distributori, che sono i diretti interessati anche loro a questa rivoluzione, e per questa trasmissione abbiamo intervistato due giovani distributori.
Sono Francesca Filice, che con l'azienda di famiglia, la Filice Group, è una realtà distributiva molto ben radicata in Calabria, opera nel Cosentino. E poi abbiamo intervistato Ezio Mauri della Vinicola Mauri, un'azienda lombarda che possiamo definire una delle big di questa categoria. Allora, a Francesco e ad Ezio, come prima domanda abbiamo chiesto come un'azienda di distribuzione moderna riesce a conciliare socialità, relazioni, tecnologia. Ecco cosa ci hanno detto i ragazzi, ascoltiamolo e poi li facciamo commentare anche dai prof. Prego regia. La mia azienda oggi riesce a conciliare capacità di relazione, conoscenza del territorio e tecnologia perché ha la consapevolezza che mentre la tecnologia è uno strumento che serve a migliorare l'efficienza, la capacità di relazione e la conoscenza del territorio rappresentano il vero spirito dell'azienda di distribuzione, diciamo il DNA. Pensiamo ad esempio al processo di vendita. Oggi la presa ordine avviene tramite un tablet interconnesso al server aziendale, quindi uno strumento in grado di fornire informazioni utili, giacenze, prezzo e varie. Ma le informazioni che riguardano l'identikit, cioè l'identità del cliente in termini di gusti, tendenze, progetti, sono informazioni che si possono avere solo tramite la visita, la vicinanza al cliente. Cliente che quindi deve percepire che non vendiamo prodotti, semplicemente prodotti, ma che vendiamo conoscenza, formazione, informazioni e supporto tramite una rete di vendita che deve essere adeguatamente formata e motivata e che non deve assolvere alla mera funzione di raccoglitore d'ordine. Quindi per Francesca Filice, territorio, vicinanza fisica sono i valori importanti ai quali la tecnologia offre un contributo di supporto necessario per potenziare ancor più questi fattori. Ma ecco ora il parere di Ezio Mauri sullo sviluppo tecnologico del distributore Horeca funzionale alle relazioni umane. Lo sviluppo tecnologico del distributore Horeca permette di assistere il lavoro umano e le relazioni umane rendendole più veloci ed efficienti e di automatizzare tutti quei processi manuali che oggi non hanno più ragione di esserlo. La chiave per coniugare gli aspetti umani e digitali sta nel fatto di reingegnerizzare i processi per renderli più veloci ed efficienti. Per esempio, stiamo sviluppando un controllo automatico sugli ordini che permette di gestire gli articoli out of stock direttamente dal cliente. Stiamo integrando un programma per ottimizzare ed automatizzare la pianificazione delle consegne in base agli orari preferenziali del punto vendita. Assistiamo la relazione di vendita anche con schede tecniche digitali e immagini sempre aggiornate. Siamo in grado di indirizzare attività e comunicazioni specifiche a gruppi di clienti segmentati in base a caratteristiche commerciali e geografiche. Stiamo utilizzando da alcuni mesi un unico sistema di comunicazione aziendale interna e progettando un passaggio alla fatturazione interamente digitale. Inoltre ad Ezio e a Francesca abbiamo chiesto, anche in funzione di questa evoluzione, come secondo loro dovrà essere il distributore del futuro. Il distributore del futuro deve aver digitalizzato in maniera fluida ed ottimizzato i processi interni, deve avere un controllo frequente su tutti i processi aziendali per mantenerli al passo con gli avanzamenti tecnologici. Dovrà avere un assortimento più ampio, con una maggiore selezione di prodotti premium che seguono i trend di mercato e che deve saper vendere. Dovrà avere anche una logistica efficiente, automatizzata, con spedizioni tracciabili da parte del cliente sulla propria app e che sia in grado di consegnare a distanza di ore. Sarà sempre più importante il tema della sostenibilità e attenzione all'ambiente, che porterà cambiamenti importanti per i distributori nei prossimi anni. Il distributore del futuro deve essere fortemente presente sul web e sui social, investendo sempre di più nel marketing online, e aumenteranno anche le quote di fatturato provenienti da vendite online per allinearsi con gli standard degli altri mercati e paesi europei. In un futuro sempre più social e tecnologico, il distributore del futuro dovrà investire in tecnologie sempre più avanzate e sofisticate, volte ad automatizzare il processo di vendita, logistica e di controllo, ma allo stesso tempo dovrà implementare dei sistemi di interazione sia attraverso i social, perché questi tenderanno sempre di più a influenzare i consumi e le tendenze, sia attraverso una continua formazione e informazione al cliente, alla forza vendita e ai lavoratori in presenza, perché solo così si potrà evitare che il social ci faccia perdere il valore della socialità.
E quindi alla domanda rispondo semplicemente dicendo che il distributore del futuro me lo immagino come un mediatore fra socialità e tecnologia che saprà condurre il cambiamento e non farsi travolgere dallo stesso. Ma con tutta questa necessaria tecnologia, non è che il distributore rischia di perdere il suo istinto, ovvero quella capacità molto umana che ha sempre avuto di leggere i cambiamenti, intuire nuovi business, nuove occasioni di consumo? L'intuizione, insomma, fattore decisamente umano che non è delegabile a nessun computer. Ecco le riflessioni di Ezio Mauri. Un'intuizione difficilmente nasce per caso, o quasi mai, specialmente in un mondo così complesso e specializzato. Newton non ha scoperto la legge di gravitazione universale semplicemente guardando una mela cadere da un albero, ma l'ha scoperta a partire da un'eccellente conoscenza matematica e dei processi scientifici, e poi l'osservazione della mela che cade ha innescato l'intuizione che ha dato luogo alla formulazione di una delle leggi più importanti nella storia dell'umanità. Quindi, in maniera più modesta, penso che il distributore Oreca debba comprendere il mercato e i suoi cambiamenti, che spesso sono evidenti, ma non riusciamo a leggere, e a seguito dell'analisi dei dati, dei trend e della conoscenza dei processi, può nascere un'intuizione su come migliorare dei processi aziendali o personali relazionali. L'intuizione che può sì arrivare per vie traverse, spesso anche direttamente dall'operatore, deve poi essere ascoltata e valutata da menti aperte al cambiamento, il che non è per nulla banale, specialmente in un mercato come il nostro. Oh, bene, bravi questi ragazzi, molto bravi. Allora, Graziano, un tuo commento su quello che abbiamo ascoltato e poi dici quali sono le nuove tecnologie con cui Bollicine si propone al mercato. Siamo un po' lunghi, quindi vi prego di accelerare nelle vostre risposte, grazie. Graziano, microfono, bla bla. Ci sei? Sì, proprio per essere molto veloce, perché ho visto che siamo andati lunghi. Siamo andati bene lunghi. Che Ezio è stato molto chiaro, e d'altra parte è quello che hanno detto un po' tutti i presenti, cioè ci vuole un back-end, una tecnologia che riesca a supportare con precisione. Microfono. No, non ti abbiamo sentito, non ti sentiamo. Adesso sì. Ti muovi molto, devi stare fermo. Benissimo, sto fermo, non sono abituato a questi contesti. No, stavo dicendo che ho poco da aggiungere a quello che hanno detto bene un po' tutti, incluso la Filice ed Ezio. Cioè, io ritengo che, e ce lo siamo detti tutti, no? Bisogna fare degli investimenti tecnologici e questo è inevitabile, ma non fine a se stessi. Cioè, dobbiamo capire che la tecnologia ci serve per fare che cosa? Per supportare un nuovo modo di stare sul mercato. Poi è chiaro che voglio dire, ci vuole saper fare il buono modo, perché non è la tecnologia che te lo insegna. D'altra parte, uno che conosce il modo giusto di stare sul mercato senza tecnologia non lo può fare. Quindi questa è sostanzialmente la mia sintesi. E voglio sottolineare una cosa importante, i dati. Cioè, c'è un mercato dei dati, ci sarà sempre più un mercato dei dati che sono fondamentali, e il grossista, io parlo di loro in questo momento, assolutamente ha sì. La grossa opportunità di essere un formidabile fornitore di dati, un provider. Questo se sa organizzare i suoi processi, dematerializzare tutte le cose che lo possono essere, e quindi avere poi la tecnologia a supporto. Quindi non per più birra, questo, ma per me questo è un altro business che il grossista non deve perdere. Certo, quindi insieme alla birra anche i bit. Bene, adesso facciamo vedere un video che abbiamo prodotto, che è un'applicazione di Bollicine molto particolare, dura un minuto, ce lo vediamo, dopodiché chiamerò in causa per i commenti finali Guaragni, Pellegrini e Carnevale Maffè. Velocemente, state lì perché abbiamo una grande sorpresa finale che non dovete assolutamente perdervi. Quindi vediamo il video di J Frog, poi commento dei nostri relatori e poi sorpresona finale da non perdere. Regia, mi mandi il video J Frog, grazie. Jumping Frog
è l'app con la quale puoi trasmettere gli ordini 24 ore su 24 direttamente al tuo agente utilizzando lo smartphone. L'app ti mostrerà i prodotti che solitamente compri, ma potrai consultare e fare ricerche su tutto il catalogo. E per ogni prodotto verranno mostrati i prezzi, gli sconti a te riservati e le offerte in essere. Ti basterà un click per accedere alla specifica pagina del portale per ottenere la scheda tecnica di ogni prodotto ed altre utili informazioni. Potrai aggiungere note sia sulle righe che sulla testa dell'ordine per segnare eventuali necessità. Potrai usare l'app come taccuino, annotando quando ti viene in mente quello che serve. Quando la lista ti sembra completa, con un click inviare l'ordine al tuo agente. Potrai consultare lo storico e lo stato d'avanzamento degli ordini in corso, il saldo dei vuoti in giacenza, chiedere copie dell'estratto conto contabile ed altri documenti amministrativi. Jumping Frog sarà lo strumento privilegiato per stare in contatto con il tuo agente 24 ore su 24 e gestire eventuali problemi di scorta, offerte, novità ed altre importanti informazioni e suggerimenti. Ricorda, l'agente continuerà ad essere il tuo interlocutore di fiducia. L'app è solo un semplice e comodo modo per comunicare con lui. È una sorta di WhatsApp intelligente ed efficace per registrare i tuoi ordini ricorrenti e farti accedere ai servizi pensati per te. E quando ti servirà qualcosa di più, lui sarà sempre al tuo fianco. Chiedi al tuo agente e scopri Jumping Frog, l'app pensata per te. Semplice, veloce e sempre vicino a te. Allora Graziano, un commento telegrafico, poi la chiusa dei nostri ospiti. Jumping Frog, vuol dire, questa rana fa un sacco di salti, vedo, Microfono. Microfono. Devo venire a Parma a dotarti di microfono, devo venire. Pronto, sì, siamo adesso vicini, ti sentiamo. A Milano, siamo nella stessa perturbazione, mi senti? Sì, ti sentiamo bene, vai, prosegui. Ecco, stavo dicendo che la rana è la metafora di un salto, no? Cioè salto dal cellulare del bar, del barista, e salto dentro l'iPad del... Dobbiamo saltare, ti devo cambiare quel microfono, ma l'hai preso dai cinesi, da dove l'hai comprato? Sono quelli che vende zucchetti. Arca miseria, no, siamo fregati. Non è vero, non è vero. No, comunque stavo dicendo che in quello spot c'è un passaggio che è un po' la tua preoccupazione, cioè la tecnologia salta l'uomo, no, cioè nel momento in cui tu hai bisogno di qualche cosa, l'uomo, la gente è sempre vicino a te, quindi bisogna coniugare questi due aspetti, e però senza la tecnologia oramai, voglio dire, non si può fare più nulla, quindi non che piaccia o non piaccia. Certo, abbiamo un finale che sposa esattamente questo concetto, perfetto, la chiusa di Angelo Guaragni. Allora, quello che avete visto nell'app che ha realizzato Graziano, la rana che salta, è anche l'ennesima dimostrazione di quanto siamo in grado di innovare nel gruppo. Il gruppo ha questo DNA dell'innovazione che negli anni ha sempre portato un po' come il suo must su tutti i prodotti. Tecnologia sì, è importantissimo, ma bisogna sempre ascoltare il cliente, capire quali sono le richieste del cliente, soprattutto le esigenze del cliente. Quindi tecnologia che dobbiamo adeguare alla attività del cliente, soprattutto la tecnologia al servizio dell'attività del cliente. E noi come fornitore vogliamo essere l'unico fornitore di tecnologia per il nostro cliente. Quindi quando parliamo dell'intera filiera, parliamo di tutte queste piattaforme che possono servire tutta l'intera filiera. Abbiamo parlato della logistica, del CRM, della fatturazione, del punto cassa. Ecco, noi crediamo che oggi siamo l'unico fornitore in Italia, ma dico anche internazionale, che riesce a offrire un'offerta così ampia per tutto il mercato del mondo dell'oreca. Grazie, Guaragni. Chiusa di Luca Pellegrini. Riprendo quello che avevo provato a dire in introduzione, cioè secondo me il fronte tecnologico più rilevante in questo settore, non c'è dubbio, e qui riprendo quello che diceva prima Guazzi, è sull'interfaccia tra chi fornisce e i punti di consumo. I punti di consumo di questo settore sono più di 300.000, i fornitori, chiamiamoli così, diciamo i grossisti per intenderci, anche se c'è qualcosa, se ci sarebbe qualche differenza da delineare, sono 3.000, quelli che contano sicuramente meno,
è chiaro che l'informazione, c'è qualcuno che può raccogliere l'informazione, trasferirla sia a Monte che a Valle in modo efficiente, leggerla, sono quei signori lì. Il problema è che per ora la situazione è francamente così molto medievale, no? Nel senso che gran parte del tempo lo si passa a interloquire verbalmente con i punti di consumo, quando oltretutto le condizioni con cui avviene gran parte del business sono condizioni molto standardizzate, tranquille, che permetterebbero un'automazione della gran parte delle forniture, perché la Coca-Cola in un bar va via con dei problemi che sono sostanzialmente legati alla stagionalità, per il resto è tutto tranquillo. Quindi si potrebbe risparmiare dei soldi anche per poi investirli in che cosa? In utilizzare il rapporto personale dei promoter, dei grossisti, per far vedere quei nuovi prodotti che arrivano e che invece poi alla fine, e lì c'è il bisticcio fra grossisti e industria, che alla fine non arrivano, arrivano male, materiali che non arrivano, eccetera, eccetera. Tutti i problemi che conoscono tutti quanti presenti, perché sono sempre lì. E quindi se non si risolve quell'interfaccia lì, la filiera non funzionerà meglio. Possiamo raccontarci tante cose bellissime, possiamo fare cose mirabolanti sui social, ma non sarà mai una filiera che mette a posto il back-end, come volete chiamarlo, il back-office, io sono vecchio, lo chiamo così perché una volta si diceva così, e di tutta la filiera, e rimarrà una filiera inefficiente. Col vantaggio di chi? Secondo me, qui sta la differenza tra catene e indipendenti, delle catene, perché quelle invece lo faranno. Sono più organizzati e già lo fanno. Perché vanno avanti dritte per la loro strada, con dei format semplificati e organizzati su tutto il fronte. Perfetto. Allora, adesso passo la parola al professor Carnevale Maffè, ma vi ricordo, non vi muovete perché abbiamo una sorpresa finale che vi terrorizzerà, vi farà paura, veramente. Allora, professore, la sua chiusa. Sì, Giuseppe, sbagliamo a parlare qui, non è giusto chiamarli distributori, ma bisogna chiamarli aggregatori, perché fanno raccolta e sintesi e poi fanno distribuzione di prodotti. A valle e a monte devono fare sintesi di informazioni. Quindi a buongiorno a Graziano Guazzi, non chiedo la quota di fatturato, chiedo la quota di terabytes che raccoglie, perché questa è la domanda vera che fa la differenza, caro Graziano. No? Per me il distributore deve diventare il cloud della logistica. No? Quindi essere in grado di restituire elasticità, reattività, anche servizi di natura finanziaria, perché poi i dati diventano informazioni di working capital, di circolante finanziato, non dimentichiamocelo, non è solo logistica dei datumi, c'è una logistica dei bit e c'è una logistica anche degli euro, se posso dire. Quindi il vero tema è presidiare i flussi informativi bidirezionali. Io più che alla filiera credo alla nascita di un ecosistema, se posso, caro Pellegrini, perché sono anni che aspettiamo che la filiera si parli, ma mi aspetto in realtà la nascita di un modello federato, con i dati che non si spostano, ma che producono delle API, delle interfacce di dialogo, che sono l'elemento importante. E su quelle interfacce, caro Guaragni, bisogna lavorare non soltanto con le app, che sono benvenute come Frog, ma anche con la sensoristica, con i video analytics. Penso ai sistemi di processing del linguaggio naturale, no? Alla voce. Magari sbaglio, ma mi sembra che Graziano Guazzi abbia gli occhiali della Ray-Ban, quelli smart. Magari mi sbaglio, ma mi sembra che siano proprio quelli. Tanto per farti capire che il futuro sì, è anche... Ha investito molto sugli occhiali e poco sul microfono, questo è vero. hai ragione. No, ma per far capire che dobbiamo annegare molte più tecnologia, fatemi dire, senza nemmeno farla vedere. La tecnologia deve essere silenziosa e onnipresente nel distributore, in modo tale che il distributore faccia da piattaforma abilitante del mestiere poi del punto vendita e del retail, che è quello di prendersi cura dell'ultimo metro, non dell'ultimo miglio, che è quello relazionale. Ecco, quindi il rapporto fra distributore e punto vendita non è un rapporto di fornitura, è un rapporto di abilitazione di processi organizzati, perché più sono razionalizzati, più il distributore, scusate, l'aggregatore, è in grado di replicare anche per gli indipendenti quello che fanno le grandi catene, mettendo a disposizione quindi un modello portabile di piattaforma, più la competitività, che poi è il bello del nostro paese, no?
la grande varietà dei formati e il grande genio dell'Italia, che non abbiamo 1000 campanili, abbiamo 300.000 punti diversi, e scusate, io me li voglio tenere tutti, magari un po' più efficienti, sì, d'accordo Pellegrini, no? Me li voglio, però voglio tenermi tutta la ricchezza imprenditoriale, ma efficiente. Quindi il lavoro degli amici di Zucchetti, gli amici di Bollicini, è proprio quello di fare l'abilitatore di questo cloud logistico, fornendo sì software, ma io insisto anche hardware, sensori, sistemi di analytics, che sono la vera infrastruttura che abiliterà l'evoluzione del settore. Grazie, grazie professore. Allora, state lì, l'evento non è finito, abbiamo ancora qualche minuto da prendervi perché abbiamo una sorpresa finale, sempre rimanendo nel tema tecnologico. Vogliamo proporvi un paradosso, perché i paradossi, le iperboli, hanno il potere di far riflettere senza mezzi termini. E quindi ora vi propongo qualcosa di insolito per un evento tecnico professionale come questo. È molto insolito, eh? Vi raccontiamo una storia molto tecnologica, un racconto breve ma folgorante, solo 4 minuti per terrorizzarvi. Sto scherzando, ovviamente, nessun terrore, solo tanta paura. Ora andiamo a trovare a casa sua una ragazza che ha letto un racconto che l'ha preoccupata non poco. Poi ci vediamo per i saluti finali. Parleremo anche di lui. Chi è? Prego regia, scopriamo tutto dopo. State lì. Ciao, il mio nome è Alessia. Premetto che Alexa non è mia parente, eh? Anche se devo dire che sono una vera appassionata di tecnologia, specie quella che raccontano i libri di fantascienza, che sanno raccontare più di ogni altra cosa il futuro prossimo venturo, anche lontanissimo. E devo ammettere che a me a volte spaventa un po' leggerli, ma poi sono così rapita dalla voglia di conoscere il futuro che, insomma, supero ogni paura e leggo e divoro centinaia di libri, vedo e rivedo tutti i film di fantascienza possibili e immaginabili, alla ricerca del divenire. Ed è proprio in questo vagare nel futuro che mi sono imbattuta in un racconto breve, brevissimo, di Frederick Brown. Pensate, lo scrisse nel 1954 e ha un titolo emblematico. The Answer. La risposta. Scusate, sono un filino ansiosa, si vede? Comunque, è un racconto telegrafico ed è la storia di questi scienziati che costruirono un enorme computer, il più grande per quei tempi, insomma, e grande quanto una casa, e con una potenza stratosferica, e dove dentro ci avevano messo tutto il sapere possibile e immaginabile. Volevano una risposta alla domanda capitale che l'uomo si pone da sempre. Dio esiste? No, scusate, è una cosa seria, eh? E allora, dopo aver testato, insomma, questo computer, gli posero la domanda e le domande. E allora si avviò un ronzio di transistor e luci intermittenti. E lì, tutti in trepida attesa. E poi sul display apparve potenza di calcolo insufficiente. Cioè, quel computer era troppo piccolo per una domanda così grande. Ma ovviamente gli scienziati non si persero d'animo, eh? Costruirono un computer ancora più grande, ancora più potente, e lo misero in connessione con il primo. Cioè, praticamente Frederick, nella sua fantascienza, aveva già intuito che cosa sarebbe stata poi la rete. E allora, dopo aver testato, insomma, il computer, e gli posero di nuovo la domanda e ottennero la stessa risposta. Potenza di calcolo insufficiente. Ma secondo voi si arresero? No, che non si arresero. E non si arresero loro, come non si arresero gli scienziati delle generazioni a venire, perché andarono avanti per anni, anni, secoli, e a costruire macchine sempre più potenti e sempre più sofisticate, e a metterle in connessione fra di loro per chiedere sempre la stessa cosa e ottenere tapini sempre la stessa risposta. Fino a quando, in un futuro remotissimo, fu finalmente creato il computer mega galattico, super intelligente, con una potenza di calcolo stratosferica che racchiudeva in sé tutta la conoscenza e tutta la potenza di miliardi di pianeti. Sì, adesso forse l'enigma sarebbe stato risolto. Dopo secoli e secoli sarebbe arrivata la risposta tanto attesa dall'umanità.
E allora Frederick scrive nel suo racconto: questa volta non poteva esserci potenza di calcolo insufficiente, no, perché in un solo colpo erano racchiusi tutti i giganteschi calcolatori di tutti i pianeti abitati dell'universo. 96 miliardi di pianeti, scrive Frederick, tutti riuniti in questo super, super, super circuito che racchiudeva tutto il sapere di tutte le galassie. Tutto era pronto. Edward Hebb, lo scienziato di cui scrive Frederick, allora riformulò la domanda capitale che l'uomo si pone da sempre, insomma, quella che si sono posti filosofi, pensatori di ogni ordine e grado. Dio esiste? E allora, in quel momento, la potente macchina, super, super intelligente, iniziò ad emettere un suono, un sibilo sempre più potente, sempre più assordante. Ora il supercomputer era consapevole, consapevole della sua forza e della sua intelligenza e della sua superiorità sull'essere umano. E allora la risposta, the answer, giunse subito e sul display apparve. Adesso Dio esiste. Dio, sono Dio. E a sancire quella sua apoteosi, il supercomputer produsse un fulmine e incenerì Edward Hebb e poi distrusse il pulsante che collegava tutti i supercomputer affinché quel nuovo Dio prodotto dall'uomo non potesse essere mai più spento. Mamma mia, che storia, vero? Adesso un po' d'ansia. Vatti a fidare delle macchine. Le allevi, le curi, le mandi a scuola. E poi ti fregano. Sono nervosa. Alexa, fammi un caffè. Anzi no, una camomilla. Che brava la nostra attrice, vero? Merita un applauso virtuale, virtuale. E allora, per concludere, mi riaggancio alla sua richiesta: caffè o camomilla? Ma forse non è questione né di caffè né di camomilla, ma forse di consapevolezza. Ma davvero pensiamo che l'intelligenza artificiale potrà renderci esseri umani che non commettono più errori? La ricerca della verità è più preziosa del suo possesso. Diffidare dei possessori della verità. La verità non va posseduta, va ricercata. E nel cercare, non nel possedere la verità, la tecnologia certamente può ed offre un contributo fondamentale. Ma la componente umana deve rimanere centrale, forza guida di quel processo evolutivo che poi ci accompagna sin dai primordi dell'umanità. Il superamento dei limiti naturali attraverso gli strumenti tecnologici può essere pericoloso, come abbiamo visto e sentito nel monologo di Answer. Non possiamo, né dobbiamo accettare che una qualsiasi Alexa diventi la badante della nostra vita, schiavi dei suoi infiniti algoritmi, no. Ecco, ma di fronte a questo pericolo cosa occorre? Ebbene, ai giorni nostri il dibattito su questo tema, che è molto sentito, trova sintesi in due parole che esprimono perfettamente quello che potrà, anzi dovrà essere lo sviluppo tecnologico senza che questo diventi dominante e predominante. E queste due parole sono umanesimo digitale. Prima umanesimo e poi digitale, prima uno poi l'altro, ma l'uno insieme all'altro. Una sintesi che del resto è lo slogan che accompagna la comunicazione del gruppo Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Un payoff che sintetizza perfettamente la vocazione del gruppo e che trovo perfettamente calzante, assolutamente allineato con l'idea di umanesimo digitale. C'è poco da fare, sono avanti come sempre. E quindi umanità e tecnologia in un equilibrio funzionale allo sviluppo sostenibile da volto umano. È possibile? Certo che è possibile. E la dimostrazione ci giunge dall'esempio che ci ha lasciato uno dei più grandi uomini mai esistiti. Un uomo che nella sua vita e nelle sue incredibili opere ha racchiuso perfettamente questo formidabile connubio. Un uomo che, pensate, è vissuto 500 anni fa, ma il suo esempio è attualissimo. Un uomo che, se fosse a noi contemporaneo, sarebbe un visionario come Elon Musk, saprebbe agire con l'intuizione e la tenacia di uno Steve Jobs, ma allo stesso tempo realizzare opere degne di un Francis Bacon o avere la fantasia di un Walt Disney. A proposito, se puoi immaginarlo, puoi farlo, diceva Disney. E allora immaginazione,
sogno. Il computer mi sa che non può sognare. Non può entrare in quel mondo onirico dove l'uomo, cioè noi, viviamo i nostri aneliti, i nostri desideri, ma anche le nostre paure, le nostre angosce, sogni, aspirazioni, che poi rappresentano da sempre inconsciamente la vera, preziosa linfa decisiva, spinta propulsiva che ci guida nel progresso e nell'evoluzione. Ma torniamo al nostro personaggio storico, colui che vi dicevo ha saputo unire mirabilmente umanesimo e tecnologia. Chi è? Sto parlando di Leonardo da Vinci. Uno dei più grandi innovatori, inventori, scienziati mai esistiti, capace di inventare macchine che per i suoi tempi avevano tecnologie incredibili, ma allo stesso tempo essere un grande umanista. Leonardo che nel ricercare la perfezione delle forme geometriche inseriva l'essere umano al centro, in un perfetto equilibrio. Umanesimo digitale, uomo e tecnologia. Nella sua vita ha saputo esprimersi attraverso la bellezza di una Gioconda oppure offrire ai suoi contemporanei lo stupore della macchina volante alata, arte e scienza, come la dolcezza infinita della Dama con l'ermellino o la genialità della vita senza fine. Immaginava, intuiva, prediceva covid i sistemi, la sua mente aveva la potenza degli algoritmi più evoluti, ma nel suo animo la sensibilità dell'artista, scienza e passione. In lui umanesimo e tecnologia erano in perfetto, assoluto equilibrio. Ed è lo stesso equilibrio che deve appartenere a noi, chiamati ad evolvere inevitabilmente con il contributo della tecnologia, che ormai irrimediabilmente è per sempre nelle nostre vite. Un equilibrio che deve appartenere anche al mondo dei consumi fuori casa, agli operatori Horeca, produttori, distributori, gestori di punto di consumo, chiamati ad utilizzare per lo sviluppo futuro di questo settore tutto l'enorme potenziale tecnologico derivante dall'intelligenza artificiale, da Internet of Things, dalle machine learning, dai big data, alla realtà aumentata, blockchain e via dicendo. Usare questi fantastici strumenti, certamente, queste incredibili funzioni anche, ma mantenendo al centro come fulcro quei valori umani che sono proprio del mondo dei consumi fuori casa, come socialità, relazione, convivialità, incontrarsi, toccarsi, mangiare, bere insieme, gesti che ci riconducono alle primordiali, vitali radici dal quale nasce e continua ad alimentarsi il nostro processo evolutivo. Valori ai quali si aggiungono come una sorta di moltiplicatore quelli che appartengono a chi in questo mondo opera, con le proprie aspirazioni, le proprie ambizioni, i propri sogni, aspirazioni che nessun supercomputer potrà mai generare. Ma gli operatori Horeca? Sì, voi sì. E potrete vincere la sfida del futuro se saprete, come Leonardo da Vinci, vivere e lavorare all'insegna dell'umanesimo digitale, dove coniugare bellezze e bit, buon gusto e scienza, tecnologie ed umane passioni. Ed è quello che vi auguro vi accada. In bocca al lupo.